Salve a tutti Lupi e Lupacciotti, bentornati sul canale dei Degad. Oggi ci ritroviamo di nuovo su Asphalt 8 e per la prima volta sono in diretta con i capelli corti. Va bene, comunque, tralasciando queste cose, direi di iniziare a giocare. Come ho detto, volevo completare tutte le gare e volevo fare tutte oro, cioè volevo tutte le stelle completare, tutte il 75. E direi di iniziare subito. A parte devo comprare questa macchina per avere tutte le stelle. Comunque, io direi di iniziare subito con una gara di espulsione, anche se non sono uno dei più bravi in questa gara, però ci proveremo. Iniziamo subito con la gara. Oggi stiamo giocando con il pad, con il joypad, così mi troverò un po' meglio, diciamo. Beh, se ricordo bene devo fare la squadra tutta leggera, devo distruggere tutte le altre macchine. Il problema è che sono macchine più veloce della mia, veramente questa. Una c'è. Come si guida con il joypad, come si guida nel computer. Questa è stata bellissima, questa distruzione di auto. Ora ne distruggiamo un'altra. Mi dispiace per l'audio perché l'ho colpita, dai, non è possibile, non l'ho colpita. Beh, distruggiamo la macchina d'audio, nessun problema. Allora, nella lista ho scritto ancora 8. Io non so se devo distruggerle tutte per andare avanti, però non ho intenzione di distruggerle tutte. Sono solo 6. Facciamo quello che fa lui, okay. Mancano altre 5. Io mi prendo il giocato, ma credo che si dovrebbe vedere. Questa è mia proprio da dietro io prendo la macchina. Perché fare proprio questo di nuovo? Io non ho mai fatto così tante curve in tutta la mia vita. No, non l'ho colpita, e quello mi sta a sé. Devo colpire a forza altro, perché mi recupera l'avversario con cui lo sto facendo. Ora ne manca uno solo. Se la riesco a prendere con un solo così, sì, non lo dovevo immaginare questa mattina. Ma tutte e due belle insieme. È stata semplice questa gara, non è stata molto difficile. 15 e 9. Siamo andati bene, dai. Non tanto male. Non abbiamo fatto tutte le stelle, ma vabbè, sarà per la prossima volta. Ora direi di passare, diciamo, a un livello nuovo. Classe D, vediamo se ci riusciamo. Io farò forse anche questa volta, non ho capito, mi piace. Speriamo che se ci voleva dare quella macchina voleva dire che dovevamo usare quella, ma visto che non mi trovo con quella macchina preferisco usare la mia, che non è l'unica delle macchine che tengo, però diciamo che riesce a stare al livello delle altre. Non so perché dovrei cambiare. Sì, voglio vincere direttamente. Bastardo, praticamente l'ho bloccato. Sì,
sì, non lo più. Sì, vatti a fare un giro, vai. Cioè, non ci sono niente di più. E quando quello che macchina figa. Dai, che vi supero a tutte, vi supero tutte. Dove vai tu? Accendere così me ne vado per un modo veloce e senza subire danni. Io ragazzi, derapata, questa mia macchina stava ancora in derapata. Oh, schivata, schivata, comunque ho schivato col taxi. E poi all'improvviso sì, ti metti davanti a una macchina che sta facendo una corsa, vatti a mettere davanti a una macchina che sta facendo una corsa che ti può buttare chissà dove. Sto facendo una gara molto bellissima, molto, che estremamente sto facendo sempre le rapate, non è da me. Questa qui devo fare la trotta. Andiamocene di velocità qui, davvero di velocità, tutta di velocità. Che salto, io mi caderei addosso facendo questo salto, che non è un salto da niente, ma è un bel salto. Siamo alla fine ragazzi, ed eccoci qua, finisco con una grande derapata. Vedere subito, ho superato anche il mio record, ottimo, anche se potevo far di meglio. No, non voglio permettere, tanto non mi danno. Ok, 627 crediti, meglio di niente. Ok ragazzi, prima di tutto torniamo, ecco qui. No, ma non voglio vedere le cose speciali. Ma non mi importa. Eccoci qui ragazzi. Io con questo video vi saluto. Vi dico iscrivetevi al canale, commentate, condividete, mettete mi piace e iscrivetevi al canale. Io vi saluto con un ciao lupi, ciao Lucacciotti. Noi ci vediamo a un prossimo video qui sul canale di The Gat. Ciao!